Oggi 27 maggio all'Istituto Comprensivo Vittorio Veneto di Caltanissetta nel quartiere Angeli si sta tenendo la festa dei popoli. Con noi il dirigente scolastico Mario Cassetti. Innanzitutto il messaggio che si vuole lanciare con la festa dei popoli che già negli anni riscuote sempre un maggiore successo. Intanto grazie per essere presenti, dicevo questa è la terza edizione che noi facciamo di Festa dei Popoli. Il messaggio che noi vogliamo lanciare è quello che le varie etnie possono stare molto bene insieme, possono collaborare, possono creare qualche cosa. Questo è il frutto di ragazzini di 18 etnie che sono presenti nella nostra istituzione e che insieme hanno collaborato per fare qualcosa da dare alla città, perché è questo il messaggio. Tra l'altro teniamo conto che per la prima volta lo stiamo facendo proprio nel quartiere arabo per dare risonanza sia al centro storico ma sia alla storia di tutte queste di questo quartiere, che è fondamentale, è uno dei pochi quartieri ancora rimasti integri in Sicilia di impostazione urbanistica araba. Tutti questi stand per quale motivo? Sono tutte Ollus che in qualche maniera, associazione Ollus, che in qualche maniera ci stanno aiutando per vari motivi e anche per fare conoscere quali sono i loro obiettivi. Abbiamo Emergency, abbiamo la FIDAS, ma abbiamo tante attività sportive. Non a caso abbiamo iniziato noi oggi la giornata con un balletto dedicato ai Giochi di Rio. Ci sono le attività sportive, c'è anche una mostra fotografica di Ettore Garozzo e inoltre ci saranno anche delle visite guidate. Certo. Oggi noi abbiamo 28 eventi diversi di carattere culturale, sociale, sportiva soprattutto e culinaria. Perciò vi invito a tutti a venire a degustare i vari cibi etnici questa sera. E dicevo che anche una cosa che stiamo tentando di fare con l'Associazione Archeologica di Siena è di fare un percorso che vogliamo che sia un percorso storico che rimanga alla città, che unisce il castello, le chiese, il quartiere arabo e i palazzi storici che ci quindi sono. Quindi li porterete a visitare questi luoghi? E naturalmente tengo a precisare che sono nostri ragazzini che faranno da guide da Cicerone.